Basta unire appunto questi due ingredienti e ta-da, ta-da! Ciao ragazzi e ciao ragazzi, in questo video pensavo di farvi vedere dei trucchetti, ovvero dei segreti di bellezza eco-bio che tutte voi secondo me dovreste conoscere, magari alcuni già li conoscete, però soprattutto per le nuove, per chi si sta approcciando a questo mondo eco-bio, del bio, del naturale, ma un po' a tutti, dei consigli veramente molto molto semplici e che a me hanno aiutato tantissimo e sono secondo me le cose che anche voi dovreste diffondere alle vostre amiche, alle vostre sorelle, alle vostre mamme, che veramente ti migliorano la vita e quindi tutti quanti dovrebbero sapere. Il primo trucchetto è quello, ad esempio, se trovate che uno shampoo non fa tanta schiuma oppure vi appesantisce i capelli, insomma volete migliorarlo, molto spesso basta semplicemente diluirlo. E il trucchetto di diluire lo shampoo è un trucchetto che è veramente formidabile, cioè basta che prendete un contenitore vuoto di dispenser come questo qua, magari di uno shampoo finito, lo riempite con un tipo 2-3 dita di shampoo e il resto ci mettete dell'acqua. Se volete magari renderlo più purificante, magari avete capelli grassi, capelli che si sporcano subito, potete aggiungere a questa miscela anche un paio di cucchiaini di bicarbonato ed è veramente formidabile per far durare i capelli più puliti più a lungo. Secondo segreto di bellezza eco bio è quello di andare a alleggerire e migliorare una crema magari troppo pesante. Molto spesso le creme eco bio sono troppo pesanti, lucidano la pelle, le sentite proprio pesanti sul viso e volete qualcosa di più leggero, magari come base trucco. Bene ragazze, preparatela voi in casa la vostra base trucco semplicemente aggiungendo alla vostra crema viso un po' di gel d'aloe vera. L'ingrediente magico per eccellenza, il gel d'aloe vera. Potete utilizzare questo qua, ad esempio dell'Equilibra, che io compro al supermercato, ma anche l'ultimo, quello che vi feci vedere nell'ultimo video dei prodotti da supermercato, anche quel gel d'aloe vera sempre da supermercato è ottimo. Potete o aggiungerlo direttamente al vasetto, mi raccomando utilizzate poi un cucchiaino pulito per mescolare, oppure al momento, cioè sulla mano, mettete un pochino di crema e uno zic di gel d'aloe vera, mescolate così e lo massaggiate sul viso e avete reso la vostra crema molto più leggera, molto purificante e molto fresca. Bellezza eco bio che vi voglio dare, uno dei miei preferiti in assoluto, ovvero il burro di karité, che io personalmente adoro follemente e penso che sia un ingrediente fondamentale come tipo il sale, lo zucchero, il caffè da avere in casa, perché veramente potete utilizzarlo per tutto: labbra screpolate, labbra secche, lo utilizzate assoluto come balsamo labbra, post depilazione per prevenire la follicolite, per lenire le irritazioni della pelle, sul culetto dei bambini, appunto cambio pallolino, pelle secca, sui gomiti. Ovunque avete pelle secca e anche sui capelli secchi va benissimo il burro di karité, è ottimo perché veramente è un ingrediente super super lenitivo, emolliente e ristrutturante sia per la pelle che per i capelli, quindi top. Il quarto segreto di bellezza eco bio che vi voglio dire è quello di utilizzare un'alternativa più naturale ai cristalli liquidi alias siliconi, quelli là che vendono al supermercato, che dicono che contengono semi di lino, ma invece non è olio di semi di lino, ma contiene soltanto siliconi, quindi cristalli liquidi. Utilizziamo una versione più naturale eco bio, ovvero possiamo utilizzare il meraviglioso olio di jojoba. E io vi consiglio di utilizzare un olio di jojoba qualsiasi, purché sia puro, quindi deve contenere tra gli ingredienti soltanto olio di jojoba, senza quindi aggiunte di altri oli o tutta più il tocoferolo, che è la vitamina E. Al supermercato ne potete trovare tanti, quello dei provenzali, quello della Forsan, sono tutti oli di jojoba puri, voi comunque controllate l'inci e soprattutto sono economici, quindi sono ottimi e basta utilizzarne qualche goccina sui capelli inumiditi, ma anche sui capelli asciutti, appunto per chiudere le doppie punte, lucidare i capelli, fare effetto quindi simil cristalli liquidi però naturali, eliminare l'effetto crespo dei capelli. Il quinto segreto di bellezza eco bio che vi voglio dare è anche questo un mio amato, se mi seguite lo sapete che lo adoro, è l'olio essenziale di tea tree oil, ovvero malaleuca.
Il tea tree oil è ottimo per quanto riguarda i brufoli, ma in generale per tutte le situazioni in cui volete purificare la pelle, quindi brufoli, pelle grassa, ma anche per i pori dilatati, un po' per tutto. Non va utilizzato puro perché può essere irritante, troppo aggressivo e seccare la pelle, quindi vi consiglio un segreto, sia aggiungerlo alla vostra crema viso, cioè potete fare la vostra crema viso purificante per pelle grassa semplicemente prendendo questo vasetto di 50 grammi, ci aggiungete circa 10 gocce di olio essenziale di tea tree oil, poi mescolate con un cucchiaino pulito e asciutto, mi raccomando, e avete reso la vostra crema una ottima crema purificante per pelle grassa anti brufoli, quindi meglio di tante creme in commercio, almeno sapete che è naturale se la scegliete comunque di con buon inci, quella di base. Ragazzi, il sesto trucchetto di bellezza eco bio è l'olio di cocco. Mi ha amato in assoluto, veramente sono anni che ve ne parlo, lo stra-adoro, io lo uso per tutto, veramente è formidabile, ma in particolare ve lo consiglio per struccarvi se non trovate uno struccante valido o comunque se volete un rimedio low cost, perché l'olio di cocco come olio è molto economico, potete utilizzarlo per struccarvi direttamente sulla pelle, ad esempio inumidita, prendendolo con le mani, facendolo sciogliere in mano, vi struccate, scioglie anche il trucco waterproof anche dagli occhi, oppure lo potete mettere su un dischettino. Un dischettino, sempre vi consiglio sempre un po' inumidito, perché questa miscela di olio e acqua strucca meglio gli occhi, è veramente è ottimo, pulisce tutto, però mi raccomando, dopo dovete lavare il viso con un detergente per eliminare tutte le tracce di olio e impurità dal vostro viso. E altro modo in cui ve lo consiglio è di utilizzarlo sui capelli, ossia potete utilizzare l'olio di cocco per fare degli impacchi sui capelli, è veramente ottimo, super economico e anche veloce, perché basta tenerlo 30 minuti in posa sui capelli bagnati e avrete capelli morbidi, lucidi e splendenti. Rimedio di bellezza eco bio che tutte dovreste conoscere, scrub. Spesso mi chiedete: ma io voglio fare uno scrub, però mi scoccio, non c'ho tanti ingredienti. Ragazzi, una cosa più semplice di questa: miele, zucchero, e se avete la pelle secca potete aggiungere anche qualche goccina di olio e fate uno scrub veramente super economico, naturale, che va bene un po' per tutto, ossia potete utilizzarlo sia per le labbra, quindi per esfoliare le pellicine, anche per il viso, per il corpo, potete utilizzarlo per quel che volete, anche per le unghie, per le cuticole, perché per eliminare le cuticole e sbiancare le unghie anche va bene, basta unire appunto questi due ingredienti e tada, avete fatto uno scrub semplicissimo, economico e super efficace. Poi ovviamente potete perfezionare ad esempio un olietto bellino, un olio essenziale di limone, un essenziale di rosa, insomma in base poi agli ingredienti che avete in casa. Ragazzi, questi erano i miei 7 segreti di bellezza eco bio che volevo assolutamente farvi conoscere, se ancora non li conoscete. Fatemi sapere nei commenti se anche voi utilizzate questi trucchetti e lasciatemi tanti pollici in su. Se raggiungo 10.000 like farò subito un altro video su altri trucchetti, altri segreti, perché ne conosco tantissimi segreti di bellezza eco bio che vi possono sicuramente migliorare la vita, oltre alla pelle, capelli e tutto. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo video, se ne vorreste un altro, mettete tanti pollici in su se vorreste un altro video di questo tipo sui trucchetti, segreti di bellezza. Questi video così veloci sono molto 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 efficaci, così vi danno dei consigli semplici ma magari uno non ci aveva pensato, senza perdere troppo tempo a guardare video super chilometrici, quindi spero che vi possa essere stato d'aiuto. Un bacio, ciao! Ciao!